Ciao, gente. Ho sentito parlare molto del vostro paese. Alcuni ne parlano bene e altri ne parlano male. Come di tutti i paesi del resto. Fin da piccolo ho sempre immaginato la Russia come un paese di favola. E in ogni casa vedevo un camino antico dove intorno a quel fuoco familiare ci si riuniva per fare due chiacchiere sulle cose belle della vita. Fuori intanto continua a nevicare, mentre dentro, nella casa, tra lo scoppiettio della legna che brucia, aleggia la saggezza. È così che io ho sempre immaginato la Russia, un qualcosa come se fosse al centro della terra, dove neanche le guerre sono riuscite a cancellare il pensiero dei saggi che sembra essere radicato in questi luoghi. E allora io sono contento di essere qui ad accendere la mia fiamma, in questo grande camino antico dove forse è da qui che inizieranno a bruciare le infezioni del mondo. E questa fiamma si chiama John Lewis, perché John Lewis è contro l'ipocrisia degli uomini che con la loro indifferenza hanno reso infetta ogni forma di vita sulla terra. John Lewis è la storia di Gesù, che dopo 2000 anni ritorna per la seconda volta sulla terra, alle soglie della fine del mondo. Quel mondo dove noi ora abitiamo, dove noi, sovietici, non è vero che siamo soltanto russi, ma siamo anche americani, cinesi, giapponesi, tedeschi, francesi, italiani, arabi, indiani, africani. E anche se non parliamo la stessa lingua, abbiamo tutti però lo stesso cuore. E se non cominciamo presto a farlo parlare questo cuore, non riusciremo a salvare questo capolavoro sospeso nel cielo, dove noi abitiamo.